Allora adesso la parola al professor Giovanni Soligne, docente alla Sapienza, che ci parla appunto di cooperazione, prospettive della cooperazione e cosa vuol dire questa operazione che oggi andiamo a guardare insieme in BeWeb proprio all'interno di un'ottica di piena condivisione e cooperazione. Professore, grazie. Grazie. Grazie a voi. Io non riprendo i discorsi fatti negli interventi precedenti, sia perché non ne avrei la competenza, sia perché non conosco direttamente, diciamo, il tipo di realizzazione che oggi viene presentata. Però mi fa molto piacere, anzi ringrazio per l'invito, è molto piacere poter partecipare a questa festa di presentazione di questo portale, perché è una festa della cooperazione e anche l'occasione importante, diciamo, per guardare oltre, no? Come dice il titolo stesso del convegno. Oltre il polo significa anche oltre certe forme tradizionali di cooperazione. La stessa risposta che è stata data un attimo fa al quesito che era stato posto mostra come, per esempio, una biblioteca può al tempo stesso mantenere sia la sua, il suo legame con il territorio e quindi, per esempio, la partecipazione ad un polo regionale, perché quello è poi un livello di cooperazione, di condivisione di servizi, di condivisione dell'utenza, che ha sicuramente nella quotidianità del lavoro delle biblioteche un risvolto importante, ma al tempo stesso anche lavorare assieme alle biblioteche della stessa tipologia, con la stessa appartenenza e quindi al portale delle biblioteche ecclesiastiche. Quindi direi parlare di nuove forme di cooperazione, non nuove nel senso non perché siano inventate da pochi, ma un poco, ma nuove forse perché meno praticate, significa essenzialmente cercare di riflettere sulla flessibilità che è necessario introdurre in questo genere di attività. Quindi questo è il senso, diciamo, di assetto variabile, termine che espressione che è presente nel titolo del mio intervento. Provo a fare qualche passo indietro perché la storia della cooperazione delle biblioteche italiane ci aiuta a comprendere appunto come non sempre poi la flessibilità è stata, diciamo, praticata. Sicuramente da una trentina d'anni almeno la cooperazione è la principale parola d'ordine dei bibliotecari italiani. È importante sottolineare dei bibliotecari italiani perché spesso la spinta alla cooperazione è nata più dai bibliotecari che dagli enti titolari di competenze in materia di biblioteche oppure dalle amministrazioni da cui le biblioteche dipendono. È una cultura della cooperazione che è diventata quindi una delle componenti della professionalità dei bibliotecari italiani, credo dovuta anche al fatto che i bibliotecari si rendevano conto di come la frammentazione di competenze tra varie amministrazioni, il fatto che bisognava rispondere a regolamenti diversi, norme diverse, vincoli diversi, impediva molto spesso il lavoro delle biblioteche, visto che in effetti è diventato sempre più chiaro, progressivamente sempre più chiaro, che nessuna biblioteca con le sue sole risorse poteva essere in grado di rispondere alle esigenze degli utenti che si rivolgevano a una determinata struttura.
tentativi di cooperazione di biblioteche italiane sono databili almeno a mezzo secolo, se non più mezzo secolo fa, qui ne ricordo alcuni, non è caso adesso di soffermarsi molto sulle esperienze in parte fallimentari, il Servizio Nazionale di Lettura, i limiti del trecentamento regionale negli anni 70, ci sono stati alcuni momenti importanti, la Conferenza Nazionale delle Biblioteche Italiane del 78, che in qualche modo tenne a battesimo l'idea di SPN, qualche convegno successivo e direi quello del 1982, il Congresso Nazionale dell'AIBE, dedicato proprio al Servizio Bibliotecario Nazionale. Quando dicevo che è stata spesso la spinta alla cooperazione dovuta più ai bibliotecari che alle biblioteche, ricordo per esempio che in quegli anni Angela Vinai era contemporaneamente presidente dell'AIBE e direttore dell'ICCU, e sicuramente il suo prestigio, la sua autorevolezza, ma il suo impegno e quello del gruppo di persone di cui si era circondata riuscì a superare anche tante resistenze all'interno dello stesso Ministero dei Beni Culturali. È strano che, pur essendo la cooperazione un tema molto sentito dai bibliotecari, di fatto una riflessione organica sulla cooperazione non c'è. Se ne andiamo a rivedere anche la letteratura bibliotecologica italiana, i libri, le riviste, eccetera, non troviamo moltissimi. Troviamo sicuramente tanti resoconti di esperienze concrete, ma non troviamo una riflessione organica. L'unica è probabilmente individuabile in questo volume pubblicato nel 2004 da Anna Galluzzi, forse proprio perché la prassi quotidiana della cooperazione è stata talmente assorbente che non si è ritenuto necessario dare anche una cornice, ma non una cornice teorica, diciamo, fissare i principi e i valori a cui poi la condivisione di attività e servizi doveva essere ispirata. La spinta alla cooperazione in parte è stata dovuta ad un atteggiamento difensivo, no? Dicevo un attimo fa, le biblioteche si rendono conto di non poter rispondere alle esigenze dei propri utenti, tra l'altro questi decenni passati sono stati caratterizzati anche dalla decrescita delle risorse di cui le biblioteche disponevano, sempre meno soldi, sempre meno personale, e quindi sicuramente spesso ci si è messi assieme per cercare di mantenere certi livelli di servizio malgrado appunto queste difficoltà. In altri casi invece la spinta non era difensiva, non era la reazione a una difficoltà, ma era una, può essere letta diciamo in positiva, era finalizzata proprio alla condivisione, a un'utilizzazione ottimale non solo delle risorse strumentali, bibliografiche, patrimoniali delle biblioteche, ma anche per esempio a una condivisione del know-how, delle competenze dei bibliotecari. Spesso competenze molto elevate, magari sottoutilizzate all'interno di una singola struttura, ma che in un ambito più grande, un sistema territoriale, un sistema tipologico o altri gruppi di cooperazione, potevano essere spese meno. I connotati che di solito la cooperazione ha assunto sono stati o di carattere tipologico, no? Cioè tutte le biblioteche con la stessa fisionomia o appartenenti a
un'unica amministrazione, o biblioteche contigue dal punto di vista geografico, che incidevano sullo stesso bacino di utenza, talvolta forme di cooperazione tipologica anche molto leggera, diciamo, che non necessariamente ha dato vita a infrastrutture di rete, a database comuni, eccetera, ma che hanno creato forme di coordinamento importanti e comunque hanno fatto uscire dall'isolamento chi operava nelle singole strutture. Faccio qui qualche esempio, il coordinamento delle biblioteche di architettura, per esempio, cose di questo tipo. In molti casi prevale un assetto di tipo territoriale dei sistemi cooperativi, in altri casi, nel caso dei sistemi bibliotecari di Ateneo, è l'appartenenza all'unica amministrazione e il fatto di essere complementari nel servire una medesima utenza, in altri casi invece magari sono gruppi di utenti di un medesimo software. Cioè, forme diverse che però spesso sono state ritenute come una scelta totalizzante che escludesse qualunque altra forma di cooperazione. Questo è un errore che è stato commesso, che abbiamo commesso anche io, diciamo, mi prendo una parte, forse piccola, forse grande, di responsabilità, sia perché forse non siamo riusciti, lavoravo all'ICCU negli anni in cui accadevano queste cose. Dico, l'errore è probabilmente dovuto al fatto che anche gli strumenti tecnologici negli anni passati non consentivano poi una grande flessibilità, ma in parte anche, come dire, per una scelta quasi ideologica, no? Dove per far affermare un sistema cooperativo bisognava farlo diventare quasi una scelta totalizzante, perché serviva a dare maggiore solidità a quell'idea. E quindi non dico proprio che chi non è con me è contro di me, però in linea di massima o stai da questa parte o stai da un'altra, non si vedeva la possibilità di quell'assetto variabile che invece adesso mi pare che sia auspicabile e in alcuni casi praticato. Quali possono essere alcune forme di cooperazione? Beh, ce ne sono alcune che sicuramente lasciano maggiore o minore autonomia in periferia, no? Cioè sistemi cooperativi che sono fortemente governati dal centro, dove ai partner periferici si chiede in effetti di alimentare un sistema centrale. Altri casi in cui invece la condivisione, la partecipazione è maggiore, quindi anche il protagonismo dei vari partner può essere maggiore, c'è un maggiore interscambio. Importante però che in tutti questi sistemi cooperativi mi pare che si sia andata affermando la convinzione che siamo tutti parte di un sistema, cioè che tutti dobbiamo essere orientati al raggiungimento di un obiettivo comune e che l'insieme delle componenti di un sistema, se si tratta di componenti che sanno come dire, armonizzarsi tra di loro, che sanno lavorare assieme, può portare a un risultato maggiore della somma delle componenti. Io non sono bravo in matematica, ma grosso modo l'idea che vorrei rendere è che
il prodotto è maggiore della, della somma, si può potenziare il risultato, si può potenziare anche il contributo che ciascuno può dare ad un sistema di cui è parte. Del resto, lo vediamo nel lavoro quotidiano, all'interno di una stessa biblioteca possiamo individuare appunto questa idea di sistema e di parti che si combinano assieme per ottenere un obiettivo comune. Va anche detto che spesso questo viene fatto, anche in questo caso, più per spinta delle persone che lavorano piuttosto che, come dire, che spesso proprio le normative, i vincoli non aiutano queste forme di collaborazione. Un altro limite che secondo me possiamo individuare ormai dopo appunto, alcuni decenni di attività cooperativa è che molto spesso la cooperazione non è stata estesa a tutte le attività di anzi in alcuni casi la cooperazione ha riguardato soltanto di quel momento finale, però la vita delle biblioteche da un momento in poi. Banalmente condividiamo i cataloghi, costruiamo cataloghi collettivi, cataloghi partecipati, però poi ciascuno di noi continua a fare la sua politica degli acquisti separatamente, mentre invece per esempio condivide un database bibliografico può anche essere una, uno strumento da utilizzare per uno sviluppo coordinato delle raccolte, tranne alcuni esempi di sistemi bibliotecari, di enti locali, sistemi bibliotecari territoriali, mi pare che una cooperazione nelle acquisizioni sia poco, poco praticata. Ad esempio, in ambito universitario, dove spesso si acquistano documenti anche abbastanza costosi, la cooperazione agli acquisti di fatto si ferma all'acquisizione delle risorse elettroniche per due motivi, sia perché sono veramente tanto costose e sia perché in qualche modo sono stati i fornitori stessi ad imporre, no? Ti vendo l'intero pacchetto delle risorse, l'interlocutore deve essere uno soltanto e quindi di fatto il centro di un sistema bibliotecario d'ateneo acquista le risorse elettroniche per tutti e le mette a disposizione di tutte le biblioteche dell'ateneo. Per il resto mi pare che al di là appunto della cooperazione a livello catalografico non vedo tante forme di condivisione. Non mi pare che abbiano avuto grosso successo anche i servizi di reference collaborativo, no? Non mi pare che ci siano tante esperienze consolidate di condivisione di servizi di supporto e così via, qualche cosa sulla formazione o su altre attività. Quindi sicuramente la prima, il primo bilancio che possiamo fare ormai ha alcuni decenni dalla nascita dei sistemi cooperativi nel nostro paese, possiamo dire che c'è sicuramente uno dei modi per andare oltre il polo è quello di estendere la cooperazione anche ad altri momenti dell'attività delle biblioteche. L'altra forma, l'altro passo avanti da fare è quello a cui accennavo prima, non pensare che una scelta di cooperazione debba essere necessariamente una scelta di campo, non deve necessariamente impedire
la possibilità di sviluppare sinergie anche con altri partner o su altri terreni. La cooperazione internazionale può essere uno di questi campi, per alcune biblioteche in particolare sicuramente può essere un terreno su cui lavorare. La cooperazione con altre istanze di condivisione, sistemi bibliotecari locali con le reti civiche, sicuramente la cooperazione con altre funzioni gestite dal medesimo ente, per esempio biblioteche di università con l'University Press di quell'ateneo oppure con le agenzie che si occupano di valutazione della ricerca, sicuramente la collaborazione con i fornitori e con i partner, editori, librai o chi si occupa per esempio di digitalizzazione, come è capitato in Italia per alcune biblioteche italiane con il progetto Google Books, e la collaborazione con istituzioni affini, l'esperienza MAP, che è stata anche richiamata qui questa mattina, di collaborazione tra biblioteche, archivi e musei. Quando però, uso questa espressione, assetto variabile, mi riferisco ad una cosa leggermente diversa, cioè al fatto che gli ambienti di rete, per fortuna oggi, consentono, in alcuni casi spingono addirittura verso una operazione che contemporaneamente può andare in più direzioni. Quindi senza abbandonare le forme di cooperazione, le strade tradizionali praticate fino ad ora, a seconda dei diversi obiettivi, a seconda dei diversi obiettivi di servizio, a seconda dei diversi servizi, si possono trovare le relazioni più utili per erogare al meglio quel tipo di servizio, al meglio quel tipo di attività. Anche dosando le forze, no, su quali sono gli ambiti sui quali concentrarsi maggiormente. Mi pare importante, e questo è sicuramente uno dei meriti, non il solo, uno dei meriti della direzione del dottor di Simonetta Bottoni in questi ultimi anni, è quello di immaginare che anche un sistema cooperativo fortemente strutturato come SBN possa prevedere forme diverse di adesione. Una in qualche modo è quella di cui si parla qui questa mattina, ma ce ne sono state anche altre. Ricordo per esempio che in occasione degli eventi che sono stati organizzati per i 30 anni di SBN, una delle cose di cui si è discusso è quello di prevedere anche forme diverse di adesione a SBN. Questo riprende tra l'altro una possibilità che all'interno del link di SBN, delle forme di coordinamento di SBN, è stata già praticata negli anni passati quando si trattava di definire le modalità di colloquio tra SBN e biblioteche che erano invece gestite con software differenti, con sistemi non nativi in SBN. E quando quindi si certificava il dialogo tra questi sistemi e l'indice SBN, si prevedeva che ci fossero forme gradualmente crescenti di collaborazione, di colloquio, dalla pura e semplice cattura di notizie bibliografiche fino a una totale o quasi totale integrazione all'interno del sistema. Quindi proprio riprendendo anche questo precedente, questa
possibilità che era stata già individuata nel, in uno dei convegni delle iniziative appunto che si è svolta per sui 30 anni di SBN, che giustamente non sono stati impostati come una celebrazione di SBN, ma come occasione per fare il punto della situazione, sicuramente diciamo condividere l'orgoglio per i risultati raggiunti, però al tempo stesso anche riflettere su quello che di più e di meglio si poteva fare. In uno di quei convegni, appunto svolto a Ravenna, in parallelo con quello che dicevo un attimo fa, si immaginava la possibilità di forme di adesione a SPN più o meno passive, più o meno attive, in relazione appunto a quelle che sono le forze, le possibilità, le caratteristiche delle biblioteche, ma anche la, come dire, le esigenze stesse di un sistema nazionale così ricco. Può essere una bella idea, un bel principio, ma oggettivamente non ha molto senso pensare che migliaia di biblioteche molto diverse tra di loro, sia proprio diverse, sia gradualmente molto più deboli o molto più forti di altre, possano fare tutte le stesse cose, tutte allo stesso modo, eccetera. È evidente che non tutte hanno le stesse esigenze, la stessa forza e non tutte hanno lo stesso interesse, diciamo, all'interno di un sistema, nazionale. Ci sono poi altre reti a cui partecipano biblioteche che però contemporaneamente fanno parte della rete SBN o fanno parte magari di altri sistemi cooperativi. Facevo riferimento prima al problema delle risorse elettroniche. Le biblioteche delle università italiane, attraverso la conferenza dei rettori, condividono la cooperazione nell'accesso alle risorse elettroniche. Ci sono storicamente ormai affermati sistemi e strumenti cooperativi come il catalogo ACNP per i periodici, oppure NILTE per il prestito e il decreto. Giustamente, che cosa siamo, dobbiamo essere, provare novità, voi che avete fatto queste realizzazioni, essere diciamo orgogliosi dei risultati raggiunti, però credo che ormai, anche perché le tecnologie che utilizziamo sono molto diverse da quelle in uso 30 o 40 anni fa, quando sono nati i sistemi cooperativi, dobbiamo essere attenti a cogliere tutte le declinazioni possibili dei sistemi cooperativi e delle forme di cooperazione, perché quello effettivamente può essere il passo avanti, quello effettivamente credo possa essere il modo per andare oltre il polo, come dice il titolo. Vi ringrazio.